Amici e amici di Volon Wright, siamo sempre qui in via di Palazzo di Città alla cerimonia di insediamento del Disability Manager della città di Torino, Franco Lepore. Abbiamo il piacere di avere la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ringraziamo. Possiamo dire a tutti gli effetti che questa è una giornata importante per la città. Sì, è una giornata importante innanzitutto perché abbiamo istituito appunto il Disability Manager, in secondo luogo perché c'è un luogo fisico dove le persone potranno venire, chiedere incontro e affrontare il tema, e poi perché sappiamo che il tema dell'accessibilità è un tema che riguarda tutti, quindi il fatto che oggi ci fosse mezza giunta e tanti direttori e tante associazioni sta a significare che la responsabilità è di tutta la comunità. Uno dei valori aggiunti è che vede impegnati più assessorati insieme. Cosa può dare questo nuovo modello di lavoro che sulla disabilità in effetti non è così comune? Beh, affrontare il tema dell'accessibilità significa che quando compri dei mezzi nuovi, e questo lo fa l'assessorato, come dire, ai trasporti, questi devono essere accessibili. Significa che quando parli del tema della scuola, c'era il direttore che si occupa di istruzione, si deve ragionare nella programmazione in termini di accessibilità. Fatto questi due esempi per dire che ogni singolo pezzetto può fare la differenza e quindi per forza deve essere interassessorile e interdivisionale. Un'ultima domanda, non è il Disability Manager può avere un'influenza non solo per le persone con disabilità, ma per tutta la cittadinanza? Assolutamente, io dico sempre che riconoscere un diritto, che in questo caso significa abbattere delle barriere, vuol dire estenderlo per tutti, non appartiene solo a chi in quel momento. Poi, come dire, le barriere significano anche una mamma con un passeggino che non riesce magari a salire sul marciapiede, una persona infortunata temporaneamente, quindi al di là del singolo caso il riconoscimento di un diritto è una conquista per tutta la comunità, anche per chi non è toccato personalmente. Perfetto, grazie mille sindaca e buon Natale e felice anno nuovo. Grazie e auguri a tutti voi.